Grazie. Allora, so che siete storte, ma purtroppo io non riesco a utilizzare sto coso che mi ha regalato il mio compagno, cioè per me è troppo duro, è rimasto così dall'ultima volta che ho registrato e non riesco a modificarlo, non riesco a trovare un modo per potervi mettere dritte. In ogni caso voi siete storte. Cioè, io ci provo, ma tanto siete storte. Vabbè, perdonatemi. Oggi voglio girare un video haul. No, non è possibile! Applausi! Sì, io ho comprato qualcosina. Ieri siamo andati a fare un pochino di spesa perché mancava il latte, l'acqua per Gaia, eccetera. E siccome siamo andati al DM, che è appunto una drogheria qua in Germania, ma sicuramente la conoscerete, è tipo un acquasapone, se così si può dire, sì. Ho deciso di comprarmi qualcosa anche per me, perché era veramente secoli seculorum che non mi compravo niente. Sarà come minimo un anno tutto, che non mi compravo qualcosa per tipo la cura della pelle, modi, trucchi, eccetera. Portavo avanti sempre le cose che mi rifilavano, tipo le sorelle che non gli andavano più, che non le piacevano. Tipo ogni volta che mia mamma veniva qua mi portava sempre qualcosa di residuo e lo portavo avanti senza farmi troppi problemi. E invece ieri, non so perché, ma mi è venuto, io intanto guardo la finestra perché ho dei bambini vicini che tipo vorrei trucidare perché mi guardano dentro le finestre. Vabbè, sono una brava donna, non uccido nessuno. E comunque, ieri mi sono detta, no Stella, adesso ti compri qualcosa perché è finito tutto e non puoi continuare a struccarti con le salviette per il sederino di Gaia. Ok, quindi parto subito con degli acquisti che non c'entrano niente con il beauty e il fashion, come le famosissime, diciamo, guru di internet, ma ho comprato anche questa, che sarebbe praticamente il germe di avena o comunque la farina di avena, non è proprio farina di avena, il termine giusto sarebbe germe di avena, però è quella che io utilizzo quando non ho voglia di far cuocere l'avena al mattino per farmi l'avena cotta e quindi utilizzo questa qua perché ci mette molto meno e non devo stare ad aspettare 3 ore che cuocia e si forma una cremina molto, molto piacevole, diciamo, che non è, sembra quasi una crema spalmabile e potete poi, ad esempio, farcirla e guarnirla con il topping che più vi piace. Poi ho comprato, e questa qua su 1 euro e qualcosa, naturalmente non ho preso il contrino, ma figuriamoci. Poteva mai essere. Poi ho comprato anche lo zucchero di canna, questo qua è il paccone che prendo di solito perché è il pacco che trovo più economico rispetto a tutti gli altri zuccheri di canna che ho provato, ed è appunto marchiato della drogheria ed è 1 chilo di zucchero, anche se è chiaro, quindi non è integrale perché quello integrale per me è proibitivo, cioè nel senso io sono molto risparmina e lo so che fa molto bene, però è uno di quegli acquisti che faccio raramente e siccome io utilizzo zucchero di canna come se piovesse, no vabbè, però comunque facendo tanti dolci utilizzo principalmente lo zucchero di canna o se no lo sciroppo d'agave. E questo qua costa sui 2 euro e qualcosa ed è 1 chilo di zucchero, quindi comunque un buon compromesso. E poi mi sono fatta tentare da questo. L'ho già bevuto, l'ho bevuto sia ieri che oggi. Stamattina ci ho fatto colazione ed è un qualcosa di estasiante. Lo adoro, ragazze, cioè veramente. Io ogni volta che vado al DM o comunque in qualsiasi negozio che ha un reparto ampio di tè e tisane, mi ci fermo a guardarle per delle ore perché proprio sono attirata, come vi ho già detto in un video. Però ero sempre attirata dal tematcha, è lì che mi punta e mi parla ogni volta che vado e mi dice Stella, comprami, però un po' di tempo fa l'avevo anche preso in mano, convinta che ho detto adesso lo metto nel carrello, però poi alla fine ho letto, ci sono praticamente 8 grammi di prodotto per 5 euro. Io ho detto no, tu sei fuori di melone, cioè no, stai lì. Anche se Silvia, una mia iscritta, sotto il video appunto dei preferiti mangerecci, mi ha fatto venire proprio una voglia di provarlo, perché infatti ti sto odiando, perché prima o poi lo comprerò, io lo so, per colpa tua. No, scherzo. Comunque mi sono fatta tentare da questo, principalmente per l'immagine, devo dire la verità. Mi sembrava quasi come se Aladdin dovesse tipo spuntare da un momento all'altro con il suo tappeto magico. Poi l'ho annusato e l'odore è estasiante. Ho letto gli ingredienti, vi dico, magari potete trovarlo, non della stessa marca, però con gli ingredienti simili. Se vi piacciono i tè neri, speziati, ma con un comunque retrogusto dolciastro, quindi non troppo amaro. Ad esempio, a me non piace per niente il tè della Yoji Tea, Detox, non riesco a berlo.
mi ci impegno perché l'ho pagato un ciulo, però proprio non riesco a berlo. Questo qua è comunque un tè speziato, ma con un retrogusto di vaniglia, che è qualcosa di buonissimo. C'è appunto tè nero, foglie di Murier, che non so cosa dirvi, non so cosa siano, cannella, aroma di vaniglia, radice di cicoria, aroma di cannella, polvere nera, ginepro e cardamomo. È buonissimo, ragazze, è veramente buonissimo. È un tè nero speziato ma dolce che proprio vi rigenera. Io me lo sono bevuto sia ieri pomeriggio che stamattina ed è entrato in classifica nei top tè che io abbia mai provato, quindi buonissimo. Passiamo invece al reparto di donna, sono donna a tutti gli effetti adesso. No, ieri veramente mi sentivo tipo euforica, non mi sembrava neanche di essere me stessa perché non essendo abituata a fare questi acquisti e oltretutto non prestandoci neanche particolare attenzione a queste cose, mi sembrava veramente di essere entrata nel mood delle guru di YouTuber. No, scherzo. Allora, ho dovuto comprarmi tre prodotti per il make-up perché appunto ho finito tutti i residui del 15-18 e mi sono comprata due correttori che ho già utilizzato e sono questo qua tipo fatto come se fosse un lip gloss, quindi liquido, che sono tutti e tre prodotti dell'Alverde, anche tutti. Anzi, tutti quelli che vi farò vedere sono prodotti dell'Alverde, perché sinceramente la marca con cui io mi trovo meglio insieme alla Lavera, per quanto riguarda drogherie, eccetera, perché sono comunque marche vegane, quindi so che non testano al 100% sugli animali, anche perché molte volte io non ci sto dietro queste cose, nel senso che non ho tempo di andare a vedere in internet quali sono le marche e quali no, e quindi mi affido a quelle che so già, che conosco, e poi diciamo che questi qua sono prodotti un po' più economici rispetto a quelli della Lavera, e quindi siccome io sono molto arancina per quanto riguarda le spese nei miei confronti, di conseguenza ho detto no, compra queste, anche se ci sono tantissime cose della Lavera che io adoro. Comunque ho comprato questo correttore qua liquido, che è il tipico correttore che io vado ad utilizzare generalmente sotto le occhiaie. Devo dire la verità che l'ho provato stamattina perché siamo andate a fare un giretto perché avevo delle commissioni da fare per il lavoro e non è molto coprente, devo dire la verità, ma io ci speravo anche ben poco perché le mie occhiaie già erano preponderanti prima che io rimanessi incinta. Durante la gravidanza sono aumentate, dopo la gravidanza sono proliferate proprio. E quindi ci spero ben poco che un correttore mi riesca a coprire completamente le occhiaie. Mettendone vari strati, diciamo che riusciamo a camuffare un po' la cosa. Però la cosa buona è che si stende abbastanza bene e sembra un colore adatto alla mia occhiaia, perché molte volte ho preso correttori che me la facevano diventare grigia. Poi io in queste cose non ci sto dietro, cioè nel senso io una cosa vale l'altra, non sono molto beauty. E poi ne ho preso un altro, sinceramente perché tutti e due costavano intorno ai 2,40 euro e mi ha incuriosito questo perché mi ricordo di averlo già provato 3 o 4 anni fa e mi ero trovata molto molto bene. Oltretutto penso che abbiano comunque cambiato la confezione perché era molto più piccolo, o me lo ricordo male io, può essere sicuramente. Questo qua è il Camouflage 001 Sand. Mi sono resa conto che l'ho preso un po' troppo chiaro, ma perché io secondo voi, sono una di quelle che prova i tester. Mi scoccio e quindi sono andata a occhio e ho detto ma sì, oggi l'ho provato ed effettivamente è un pochino chiaro, non mi copre molto i rossori perché io non ho ultimamente tanti brufoli ma parecchi rossori, delle vecchie magagne. L'ho preso appunto proprio per andare a camuffare tutti i problemucci di pelle e devo dire che io mi ricordo che, sì naturalmente, devo dire che io mi ricordo che era molto buono. Stamattina l'ho provato ed effettivamente non ha una coprenza eccelsa però è un buon compromesso anche per il prezzo e per l'inci e per comunque tutto quello che sta dietro alla catena e alla marca. E poi mi sono comprata un mascara perché anche lì il mio è finito, strafinito, non so neanche io da quanto ce l'avessi. E siccome una delle cose che faccio se esco è mettermi il mascara, mi sono detto ok, compratene uno, Stella. E mi sono comprata sempre dell'Alverde, questo qua che è praticamente False Lashes. Ma naturalmente non si vedrà niente, Nisba, vabbè, e mi ha attirato principalmente il nome, anche se anche qua ho ciccato, perché a me sì, diciamo che l'ho provato stamattina, non so se riesco a farvelo vedere, ed effettivamente non è malvagio, però non volumizza tanto, nel senso che allunga le ciglia, le districa molto bene, cosa che a me piace, ma non le volumizza tanto, a me piace comunque le ciglia belle piene e questo qua invece le dirada un pochino perché le pettina molto bene ma non volumizza tantissimo, ma cosa ci potevamo aspettare?
poi finalmente ho deciso di prendermi cura della mia pelle, perché io sono la tipica ragazza che proprio non sta dietro a creme, cremine, tonici, tutte quelle cose lì. Salute Stella, ci mancava, cioè fare un video decente, ma no, no, non è possibile. E invece adesso mi sono detta, ritornando comunque al mio discorso di prima dello starnuto, mi sono detta che devo iniziare a prendermi un po' di più cura della mia pelle, perché i 30 anni si stanno avvicinando e non vorrei che a 31 anni, tipo, la mia pelle cadesse per terra inesorabilmente e mi dicesse cavoli tuoi perché non ci hai mai messo una crema. Di conseguenza, poi avevo anche finito tutto ciò che concerne appunto lo struccaggio. E allora ho optato per questi due prodotti. Allora, questo qua io lo chiamo lavafaccia, nel senso che non so come lo chiamate voi, io lo chiamo lavafaccia, è un sapone che mi lava la faccia. E ho voluto prendere questo qua perché ce n'era un altro che mi incuriosiva, che faceva anche da peeling e da maschera. Però una volta mi ricordo che ne avevo provato uno, non mi ricordo di che marca, e non mi ero trovata bene con quelli che fanno tipo tre cose in uno. Secondo me non sono degli ottimi prodotti. Invece questo qua è semplicemente appunto un gel lavante alle alghe del mare. E devo dire che l'ho provato già ieri sera e stamattina e mi trovo abbastanza bene anche per struccare proprio il viso, quindi togliere fondotinta anche se non ne uso, eccetera. Lava molto bene, avete la sensazione dopo che lo utilizzate di aver quasi utilizzato lo svelto, nel senso che vi sentite proprio la pelle pulita. E l'odore è molto, molto gradevole, un po' salinico. No, salinico non si dice. Sa un po' di mare, naturalmente. Però devo dire che per 150 ml, 1 euro e qualcosa, direi che si può anche fare. E poi, siccome mi sono detta nella mia testa, magari qualche volta potrei provare a fare qualche trucco un po' più elaborato, oppure per non utilizzare sempre l'olio di cocco sugli occhi, che poi ti impiastriccia la faccia come non mai, potresti comprarti un'acqua ascellare, no, un'acqua micellare. E mi sono comprata praticamente questa qua, che è appunto sempre della stessa linea, un'acqua per il viso, e devo dire che ieri sera l'ho provato, ho fatto anche un piccolo video di test con queste cose che caricherò poi, perché voglio farvi vedere che effettivamente per il prezzo che hanno sono qualcosa di fenomenale, secondo me. Io non pretendo tanto dei prodotti, pretendo quel minimo indispensabile. E questo qua, io avevo comunque parecchio mascara, avevo le ciglia, no, come si dice, le sopracciglia fatte, disegnate. E per il resto negli occhi basta, mi sembra, sì. Però il mascara che utilizzavo era veramente tosto e pesante. Questo qua me l'ha tolto tutto, cioè in una prima passata ho dovuto utilizzare poi alla fine due dischetti, però io sono rimasta soddisfattissima, quindi anche questo sui 2 euro massimo. E poi ultima cosa, ho detto prenditi anche una crema Stella, così magari idrati un pochino la pelle, perché ultimamente sta veramente cadendo a pezzi, ragazze. Non lo so, dovrei essere più costante in quello, ma mi scoccio io, non lo so, non sono la tipica donna, non sono la tipica ragazza che dà proprio importanza a queste cose. Mi scoccio, c'è nient'altro da dire. L'ho presa questa qua. Sinceramente ero un po' dubbiosa durante l'acquisto perché ho visto sto cavolo di terriccio qua che ho detto non è che mo' un correttore, un terzo correttore mi porto a casa e ho tipo cercato in pieno. E invece però qua c'è scritto appunto fluido per il viso. Quindi per pelle problematica l'ho presa proprio per cercare di andare a combattere tutti i problemi della mia pelle, con poche speranze naturalmente. Però devo dire che a parte che adoro la confezione, io quello che adoro dell'Alverde sono le confezioni delle creme, dei contorno occhi, eccetera, perché hanno questo coso ergonomico molto facile da utilizzare, che pompa in maniera giusta il prodotto. Cerca di specificare Stella perché ogni tanto ti fai delle gaffe che sono proprio atroci. È colorato però, però lì c'è scritto che appunto non so se lo vedrete mai, vedete che è colorato, è marroncino, lì c'è scritto però appunto di utilizzarlo al mattino e sera come crema dopo essersi lavata la faccia, quindi immagino che non sia un trucco, l'odore è il tipico dell'Alverde, secondo me hanno sempre un odore predominante. E niente, questi sono stati i miei acquisti, oltre vabbè al latte di Gaia, l'acqua, la farina zero e non mi ricordo più cosa. Spero di avervi tenuto compagnia. Adesso io vado a preparare il pranzo. Qua è una giornata grigia che fa paura, cioè proprio abbiamo avuto 3 giorni di sole, sono stati già troppi. E niente, alla prossima. Ciao!